Ma cosa c'è del regalo? Cazzo è sto posto? Vieni pure, vieni pure. Sto cercando un mio amico. Come si chiama? Eh? Come si chiama così? Si chiama Zebbi. No, qui non ci sono, qui non c'è. Sicuro? Non conosci Zebbi? No, qui è al 38. Eh? Siamo al numero 38. Lo so, ma il mio amico si chiama Zebbi, non ho detto il numero. Che abita qua. Vabbè, se ti fai dire il cognome... Zebbi! Zebbi! Nel tappulmo! Non gridare. Si chiama Zebbi. Sì, ma c'è un citofono. Chiamalo, telefono, è un palazzo. Questo non è un mercato. No, lo so, però c'è gente che abita là. Ma cosa vuol dire? Ma c'è gente che abita in tutto il palazzo. Non puoi gridare. Ma cosa vuol dire? Sono venuto a cercare il mio amico. Ma che c'entri tu? Sono il campanello. Perché io abito qua, lui è il portiere, lui abita qua, ci sono dei regolamenti, ok? Allora, se sai come si chiama, ti accompagniamo anche, allora, ti aiutiamo. E allora facciamolo serio. E dov'è? Dove? Chi in questo è? Palazzo qua, non lo so. Questo palazzo qua abitano 40 famiglie. Ah, è uno di queste famiglie. Come si chiama? Zebbi, si chiama Zebbi. Zebbi, alta pommo. C'è il cinofono qua. Non c'è nessuno di questi. Lui è il portiere, li conosce tutti. Ah, tu sei il portiere? Certo. Sì. Portiere come Donnarumma? No. Sì, cazzo, sì. Meglio. Sì, meglio. Sì, portiere come Mustafa. Ciao, pelato. Ciao, ciao. Che duro quel pelato, veramente. Ciao. Ciao, Bangladino. Sì. Grazie. È pure famoso sto tipo. Sì, grazie. Sono famosissimo. È pure famoso, ma chi è? Adesso il pelato di Zeb dice famoso, perché, eh? Perché è un maleducato. Chi è? Maleducato? Vai, Tauduta. Donna Lì il figo! Donna Lisa! C'è il nome da donna! Donna Lì, che è Donna Lisa? Donna Lì! Nel, ciao, Donna Lisa. Nel pelato che ti ha fatto! Ciao, ciao! Ciao! Mi Sì, scrivimi tu! Ciao.